Punto 10. Adozione piano regolatore particolarizzato comunale di iniziativa privata Valle Cavarera adozione rapporto ambientale di VAS. Premesso che con deliberazione numero 12 del 14 marzo 2009 il Consiglio Comunale ha approvato una bozza di accordi di pianificazione essensi articolo 11 della legge 241-90 da stipularsi con le società immobiliari Monte Mare SPA e Monte Mare Grado SRL, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione. Che l'accordo di pianificazione è stato successivamente sottoscritto in data 20 maggio 2009, che con decreto del commissario straordinario numero 48 di data 12 novembre 2010 è stata approvata la novazione additiva all'accordo di pianificazione stipulato ai sensi dell'articolo 11 della legge 241-90 con la Montemare Grado SRL e l'immobiliare Montemare SPA innovazione sottoscritta il medesimo 12 novembre 2010 che con decreto del commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale numero 19 in data 25 marzo 2011 è stata approvata la variante numero 15 al PRPC ex Valle Cavarera che la su menzionata variante numero 15 al PRGC a seguito della pubblicazione dell'avviso sul bollettino ufficiale della Regione Priuli Venezia Giulia numero 16 del 20 aprile 2011 è entrata in vigore il giorno 21 aprile 2011 che in data 30 aprile 2011 registrata numero 12151 di protocollo è stata presentata dalla società Montemare Grado SRL con sede a Gallarate in via Camussi numero 5 la richiesta di approvazione del PRPC di iniziativa privata Vale Cavarera, allegando un progetto a firma dell'architetto Matteo Tun, dello studio Matteo Tun Partners, con sede in via Piani numero 91 a Milano e degli architetti Roberto Simeon e Rudy Zong della società Archest SRL, con sede a Palmanova in via Giustinian numero 31, composto dai seguenti elaborati. Elaborati e descrittivi. Documento A. Relazione illustrativa. Documento B. Norme di attuazione. Allegato A. Alle norme di attuazione. Abaco delle specie autoctone e storicamente acclimatate. Documento C. Schema di convenzione urbanistica. Documento D. Valutazione e incidenza. Documento E. Rapporto ambientale di Vas. Documento E1. Rapporto ambientale di VAS. Riassunto non tecnico. Documento F. Relazione paesaggistica. Documento G. Elenco delle particelle catastali. Elaborati grafici. Tavola 0. Estratto PRGC. Variante 15 della scala 1-2000. Estratto di mappa scala 1-4000. Tavola 1. Rilievo plani altimetrico scala 1-1000. Tavola 2. Assetto plani altimetrico scala 1-1000. Tavola 3. Assetto funzionale scala 1-1000. Tavola 4. Elementi edilizi urbanistici, scala 1.000. Tavola 5. Profili regolatori, scala 1.500. Tavola 6. Aree da cedere al comune, scala 1.000. Tavola 7.1. Schemi delle opere di urbanizzazione primaria, strade, percorsi ciclopedonali, opera verde, scala 1.000. Tavola 7.2. Schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete fognaria, acque, refle... Reflu scala 1 a 1000. Tavola 7.3. Schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete fognaria, acque meteoriche, scala 1 a 1000. Tavola 74. Schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete acquedotto, scala 1 a 1000. Tavola 7.5. Schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete di distribuzione gas, scala 1 a 1000. Tavola 7.6. Schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete di pubblica illuminazione, scala 1.000. Tavola 7.7. Schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete di distribuzione di energia elettrica, scala 1.000. Tavola 7.8. Schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete telefonica, scala 1.000. Tavola 8. Schema plani volumetrico, scala 1.000. Allegati? asseverazione ai sensi dell'articolo 63 quater della legge regionale 19 2009, asseverazione ai sensi dell'articolo 10 11 della legge regionale 27 88 come sostituiti dagli articoli 5 6 della legge regionale 15 92 che a seguito delle risultanze delle istruttorie effettuate dagli uffici dell'area urbanistica edilizia private e porti comune di grado e degli incontri con l'amministrazione comunale. Il progetto è stato oggetto di modifiche di integrazione depositate rispettivamente in data 3 maggio 2011, in data 9 maggio 2011, in data 11 maggio 2011, in data 24 maggio 2011, in data 11 giugno 2011, in data 17 aprile 2012. Rilevato che il progetto di PRPC è accompagnato da una perizia firma dell'ingegner Remo Livoni della società Archest SRL con sede a Palmanova in via Giustinian numero 31 giurata presso l'ufficio del giudice di pace di Palmanova in data 6 maggio 2011 da cui risulta che l'area rilevata compresa entro il perimetro del PRPC risulta essere pari a metri quadri 495.587. Esaminati gli elaborati progettuali costituenti il PRPC in adozione ai quali si rileva che contenuti urbanistici generali, la volumetria prevista dal PRPC risulta essere metri cubi 394.342 su una superficie territoriale rilevata pari a metri 495.000 587 per un indice di fabbricabilità territoriale pare a metri cubi 07957 inferiore al massimo previsto dalla normativa del PRGC di metri cubi 080. Le destinazioni d'uso ammesse al PRPC sono le medesime ammesse al PRGC ovvero residenza, residenza turistica. Ricettivo e ricettivo complementare, direzionale, commerciale al dettaglio, artigianato di servizio, servizi ed attrezzature collettive standard. Dette destinazioni d'uso sono suddivise secondo le seguenti percentuali e quantità. Residenza, residenza, residenza turistica per una percentuale massima del 73,51, pari ad una volumetria massima di 289,874. Di cui, alcun, eh, di cui almeno metri cubi 16.997 da destinare alla realizzazione di villette o bifamiliari per la residenza altre destinazioni d'uso ammesse per una percentuale minima del 26,49 pari a una volumetria minima di metri cubi 104.468 e con i seguenti limiti massimi Ricettiva e ricettivo complementare massimo 20% della volumetria ammissibile. Direzionale, massimo 6,63 della volumetria complessiva ammissibile. Commerciale al di taglio ed artigianato e servizio, massimo 6,63 della volumetria complessiva ammissibile. Le altezze massime dei fabbricati vengono fissate in edifici commerciali direzionali, massimo 4 livelli fuori terra, per un'altezza massima di metri 13,50. Edifici ricettivi, massimo 4 livelli fuori terra per un'altezza massima di 1,15 m. Residenza e residenza turistica, massimo 3 livelli fuori terra per un'altezza massima di 10,50 m. Le quote dei terreni sono portate a quote variabili fa, fra tra più 2,50 e più 3. In particolare la quota dei lotti edificabili è prevista ad un minimo di metri m e quindi risulta possibile la realizzazione di parcheggi interrati. Tutti i fabbricati da realizzare all'interno dell'ambito, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, dovranno rispettare il limite di fabbisogno energetico, massimo 30 kW per metro quadro annuo, con il vincolo che non più del 10% dell'energia necessaria derivi da apporti esogeni. Standard ed urbanizzazioni. Dimensionamento secondo l'indice capitario di 160 m3 per abitante, con una capacità insediativa pari a metri cubi 394.342, 160 m3 abitante, 2.465 abitanti previsti. La norma del PRGC prevede una necessità minima di superficie per verde pari a 19 metri quadri abitante, 2.465 abitanti è uguale a 46.835 metri quadri. Il PRPC prevede un'unica area verde per standard, verde di connettivo, lungo la strada provinciale 19. Per tutto il fronte d'ambito, per una superficie pari a metri quadri 54,297 Nonché una fascia di verde di quartiere pari a metri 18.318,37 per un totale di metri quadri 72.615, no, superiore a 46.835. Il PRPC prevede una fascia di verde di quartiere con funzione di corridoio ecologico avendo una profondità variabile da 47,90 a 28,70 con superficie complessiva misurata in metri quadri 18.318,36. Si evidenzia che l'asse lungo cui corre il corridoio non è quello previsto dal PRGC e dall'accordo di pianificazione, bensì viene realizzato parallelo al verde di connettivo, in sostanza ampliandola. La norma del PRGC prevede una necessità minima di superficie per parcheggi in relazione pari a 3,5 più 2,46,5 uguale a metri quadri 8,628. Il PRPC prevede 10 aree per la sosta per una superficie complessiva di 8.753 metri quadri, superiori al minimo prevista dalla normativa sovraordinata. Il PRPC in prossimità dell'intersezione Rotatoria e Pineta, al di fuori della fascia di verde connettivo, prevede la realizzazione di un parcheggio avente una superficie di metri quadri 2044 da destinarsi a parcheggio di relazione compensativo degli standard di Pineta. Il PRPC conferma l'intersezione esistente quale accesso principale alla Valle Cavarera e viene prevista un'ulteriore intersezione rotatoria all'altezza dell'incrocio di pinetta, che consente l'accesso al parcheggio di compensazione, delle carenze di standard di pinetta e alla viabilità privata della zona residenziale turistico-residenziale. La ditta lottizzante si è assunta l'obbligo convenzionale della realizzazione delle due rotatorie, completamente a proprie spese. È prevista una rete di percorsi ciclopedonali autonomi con un'unica intersezione con la viabilità principale che si connette con la pista ciclabile prevista sulla zona destinata a verde di connettivo, a sua volta connessa con la rete ciclopedonale comunale e provinciale. Misure di compensazione standard. Le misure di compensazione della mancata cessione sono contenute principalmente nell'articolo 7 dello schema di convenzione che in dettaglio individua e quantifica le aree da compensare prendendo come riferimento le aree previste in cessione al PRPC di iniziativa pubblica approvato nel 1997, assumendo quindi situazione più vantaggiosa per il Comune di Grado fra tutte le ipotesi legittimamente assumibili. Metri quadri 15.391 per standard a servizi di interesse comune. Metri quadri 33.253 per standard istruzione, per un totale di metri quadri 48.644. Come prima misura e compensazione, il lottizzante si impegna entro, certi, entro tempi certi a realizzare pure in esercizio una palestra per attività sportivo-ricreativa individuale, avendo superficie netta non inferiore a 400 metri quadri. Superficie netta, di cui i cittadini gradesi potranno usufruire a tariffe agevolate pari ad almeno il 30% di quelle praticate agli utenti comuni, e cioè affinché lo sconto che a beneficio dei cittadini gradesi non avrà raggiunto la somma di Euro un milione. L'articolato prevede in dettaglio sia le misure di garanzia e controllo e indicizzazione. Come ulteriore misura di compensazione, il lottizzante si impegna a versare nelle casse comuni di grado la somma di euro 10 milioni al netto di eventuali imposte e tasse, la cui erogazione avverrà in cinque rate da 2 milioni di euro ciascuna, con scadenza annuale a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Anche in questo caso l'articolo prevede misura e garanzia del rispetto di tale obbligazione. Ritenuto pertanto il PRPC di iniziativa privata Vale Cavarera, redatto secondo il progetto a firma dell'architetto Matteo Tun, dello studio Matteo Tun e Partners, con sede in via Piani numero 91 a Milano, degli architetti Roberto Simeone e Rudizon, della società Archest SRL con sede a Palmanova in via Giustinian numero 31, conforme il vigente PRGC come asseverato dai progettisti sopra elencati, giusto legato datato 27 aprile 2011. Vista l'asseverazione a firma dell'architetto Matteo Tun dello studio Matteo Tun e Partners, con studio in via Piani 91 Milano, e degli architetti Roberto Simeon e Rudizong della società Arquest SRL, con sede a Palmanova in via Giustinian 31, da cui emerge la compatibilità geologica delle previsioni del PRPC con il parere reso dal Direttore dell'Ambiente in data 21 novembre 2002 e in data 28 maggio 2003, per cui non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11 della Legge regionale 27 1988, come sostituiti dagli articoli 5 e 6 della Legge regionale 15 1992. Rilevato che il PRPC interessa aree soggette a vincolo paesaggistico introdotto con decreto ministeriale data 13 ottobre 1971 individuate ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004 codice dei beni culturali e paesaggio che il progetto eh, di PRPC è accompagnato da una relazione paesaggistica redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, dell'articolo 61 della legge regionale 19-2009, con i contenuti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005. Richiamato il decreto del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale numero 69 del 4 maggio 2011, avente come oggetto Individuazione soggetti competenti in materia ambientale relativamente alle progetture di assogge assoggettabilità a VAS del PRPC di iniziativa privata, privata denominato Valle Cavarera, con il quale si è stabilito in conformità alle prescrizioni formulate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Friuli-Venezia Giulia con il parere numero 1721 del 2017 e 11 con decreto 74 del 28 febbraio 2011 rese in sede di verifica di assoggettabilità della variante numero 15 al PRPC che per la zona C della Valle Cavarera di sottoporre a procedura di valutazione ambientale strategica il PRPC in approvazione assumendo come eseguita la preliminare Procedura di scooping con il rapporto preliminare legato alla sopra citata variante 15 al PRGC, di, di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Diretone scusate, Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Servizio Valutazione Impatto Ambientale Via Giulia numero 75 1 di Trieste. B. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Direzione Centrale Risorse Agricole Naturali ed Ambientali. Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna. Via Sabadini 31 Udine. C. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli-Venezia Giulia. Via Cairoli 14 Palmanova. D. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia. Piazza Libertà 7 Trieste. E. Commissario straordinario per la Laguna di Grado e Marano, via Morpurgo numero 34 Udine, F. Provincia di Gorizia, Corsitalia numero 55 Gorizia. Di pubblicare l'avviso di deposito del rapporto ambientale del progetto PRPC per il medesimo periodo e contestualmente la pubblicazione deposito previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione. 20 marzo 2008 numero 086 Visto l'allegato documento E Rapporto ambientale di VAS e l'allegato la, documento E1 Rapporto ambientale di VAS riassunto non tecnico datati 11 aprile 2011 a firma dell'architetto Matteo Tun dello studio Matteo Tun e Partners con studio in Via Piani 91 Milano degli architetti Roberto Simeon e Rudizon della società Arkest SRL con sede a Palmanova in via Giustinian 31. Considerato che il PRPC in argomento non comprende aree appartenenti alla rete Natura 2000, quali siti di interesse comunitario o zone a protezione speciale, ma le aree interessate sono prossime a detti ambiti. La società proponente ha legato al progetto di PRPC l'elaborato allegato documento di. Valutazione di incidenza datato 11 aprile 2011 a firma dell'architetto Matteo Tun, dello studio Matteo Tun e Partners con sede in via Piani 91 a Milano, degli architetti Roberto Simeone Rudizon della società Archest SRL con sede a Palmanova in via Giustinian numero 31. Preso atto che il la società Montemare Grado SRL a titolo a presentare proposte di PRPC nella zona omogenea C Valle Cavarera, ritenuto che il PRPC in esame per le positive ricadute sul settore turistico e quindi sull'economia gradese in generale sia meritevole di adozione. Preso atto del seguente parere espresso dalla Commissione consigliare urbanistica che ha esaminato la proposta di deliber deliberazione nelle sedute del. 23 e 26 aprile ultimo scorso del 2012. Vista la legge regionale 23 febbraio 2007 numero 5. Vista il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 numero 086. Visto l'articolo 48 del decreto legge 267-2000, vista la legge regionale 21-2003, delibera di adottare il rapporto ambientale di VAS datato 11 aprile 2011 a firma dell'architetto Matteo Tun, dello studio Matteo Tun e Partners, con sede in via Piani 91 a Milano, degli architetti Roberto Simeon e Rudizon, della società Archest SRL con sede a Palmanova in via Giustinian 31 di adottare il piano regolatore particolarizzato comunale di iniziativa privata denominato Valle Cavarera in conformità al progetto redatto a firma dell'architetto Matteo Tun dello studio Matteo Tun e Partners con sede in via Piani 91 a Milano degli architetti Roberto Simeone e Ludison della società Arche SRL con sede a Palmanova in via Giustinian 31, composto dai seguenti elaborati. Elaborati descrittivi, documenti. Documento A. Relazione illustrativa. Documento B. Norme di attuazione. Allegato A. Alle norme di attuazione. Abaco delle specie autoctone o storicamente acclimatate. Documento C. Schema di convenzione urbanistica. Documento D. Valutazione e incidenza. Documento E. Rapporto ambientale di VAS. Documento E1. Rapporto ambientale di VAS riassunto non tecnico. Documento F. Relazione paesaggistica. Documento G. Elenco delle particelle catastali. Elaborati grafici. Tavola 0. Estratto del PRGC. Variante 15. Scala 1-2000. Estratto di mappa 1-4000. Tavola 1. Rilievo plani altimetrico. altimetrico scala 1-1000. Tavola 2. Assetto piano altimetrico. Scala 1-1000. Tavola 3. Assetto funzionale. Scala 1-1000. Tavola 4 elementi edilizi, urbanistici scala 1 a 1000 tavola 5, profili regolari scala 1 a 500 tavola 6, aree da cedere al comune scala 1 a 1000 tavola 7-1, schemi delle opere di urbanizzazione primaria strade, percorsi ciclopedonali opere a verde, scala 1 a 1000 tavola 7-2, schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete foniaria acque e reflue, scala 1 a 1000 tavola 7-3, Schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete foniaria, acqua meteorica, scala 1 a 1.000. Tavola 7.4, schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete acquedotto, scala 1.000. Tavola 7.5, schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete di distribuzione gas, scala 1.000. Tavola 7.6, schemi delle opere di urbanizzazione primaria. Rete di pubblica illuminazione, scala 1000. Tavola 7.7. Schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete di distribuzione, energia elettrica, scala 1000. Tavola 7.8. Schemi delle opere di urbanizzazione primaria, rete telefonica, scala 1000. Tavola 8. Schema plani volumetrico, scala 1000. Allegati, asseverazioni e sensi dell'articolo 63.4 della legge regionale 19-2009 a severazione sensi articolo 10 e 11 della legge regionale 2788 come sostituiti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 1592 Basta, io direi che questo, ma immagino che tutti ve lo siate letto, quindi interventi